Mostrati, Kane. Eccomi, Raziel. Tutto si decide qui. Non puoi capire la grandezza, l'estasi e la tragedia di questo momento. Eppure devi, se vuoi strappare Nosgoth dal macero della sua dannazione. Capisco una sola cosa, Kane. Che siccome tu e Mobius mi avete obbligato fino a questo momento, non posso fidarmi di voi. Non so chi manovri i fili del potere, ma non conta più. Io ve li taglierò. Io tracerò il mio stesso sentiero. Se solo fosse così semplice. E il tuo fatalismo è noioso, Kane. È profondamente radicato, Raziel. Devi capire che la nostra presenza qui non altera la storia. Ci incontriamo qui perché ci siamo costretti. Ci siamo sempre incontrati qui. La storia è inalterabile. Getta una pietra in un fiume. La corrente si limita a scivolarci attorno come se non ci fosse un ostacolo. Tu e io siamo granelli di sabbia, Raziel, e abbiamo speranze ancora minori di deviare la corrente del tempo. Il continuum della storia è semplicemente troppo forte, compatto. Tranne che per un dettaglio. Come si spiega la presenza di William qui? L'amato giovane re divenuto tiranno. In gioventù vidi William salire al potere e trasformarsi nella nemesi che condusse Nosgoth alla rovina. Stammi lontano, Kane. Anni dopo mi capitò l'occasione di viaggiare a ritroso nella storia, ma non sapevo che era stata attentamente organizzata da Mobius. Nella mia saggezza, approfittai dell'occasione per uccidere il re da giovane, prima che devastasse Nosgoth. E così fornii a Mobius il catalizzatore che gli serviva per innescare una guerra di genocidio contro la nostra razza. Ti avverto, non avanzare oltre. Quel singolo gesto avventato disfece la trama della storia. La Nemesi non divenne mai la Nemesi. William morì come santo martire. Io, il vampiro assassino, diventai il motivo dell'estinzione della mia stessa specie e Mobius se ne approfittò. Avevo distrutto un tiranno solo per crearne uno peggiore. Ma come può essere avvenuto? Come, se la storia è immutabile? La risposta è in questa stanza, Raziel. Mobius portò me e William allo scontro, ma prima si assicurò che entrambi fossimo armati con la mietitrice d'anime. La mietitrice è la chiave. Due incarnazioni della lama che si incontrano nel tempo e nello spazio. Un paradosso temporale abbastanza potente da deviare la storia. Ma è questa la tua stregoneria? Non la mia, Raziel. La tua. Non hai nulla da temere da me, Raziel. Hai tutte le carte in mano. Allora metterò alla prova la tua buona fede. Se ciò che dici è vero, dovresti essere terrorizzato. Potrei ucciderti qui ora. E così farai, Raziel. Che succede? Stiamo precipitando verso i nostri destini, Raziel. Ciò che senti è la storia che si sforza di raggiungerci. È qui che storia e destino si scontreranno. Se davvero credi nel libero arbitrio, Raziel, questo è il momento di dimostrarlo. Uccidimi ora, ed entrambi diventeremo pedine della storia. Trascinate lungo il corso di un destino artificiale. A me era stato assegnato il ruolo di guardiano dell'equilibrio di Nosgoth, mentre tu eri destinato a essere il suo salvatore, ma la mappa del mio destino è stata ridisegnata da Mobius, così come la tua. Questa è follia. Opponiti, Raziel. Non è detto che questo istante sia una fine. Può diventare un preludio. Non posso. Tu puoi, Raziel. Guardati dentro e vedrai. Tu hai il potere di riplasmare i nostri futuri predestinati.
povero William. Che cos'è? La storia da orrore dei paradossi. Il flusso del tempo sta lottando per deviare, visto che il suo corso originale è bloccato dal tuo rifiuto di distruggermi. Il futuro si sta rimodellando attorno alla tua monumentale decisione. Ora possiamo rinnovare noi stessi, Reziel, e reclamare i nostri veri destini. Forse posso ancora assumere il mio ruolo di guardiano dell'equilibrio e restituire i pilastri ai loro legittimi eredi. Ai vampiri? È questo il destino che mi ha incitato a scoprire? Non so che cosa stiate tramando tu e Mobius, ma rifiuto di essere una pedina. A differenza di te, io onoro ancora quel barlume di umanità che sono riuscito a preservare. Non mi userai come strumento nelle tue delusioni messianiche. Molto bene, Reziel. Non ti chiederò di fidarti. Sta solo a te scoprire le tue verità. Quanta umiltà per colui che pretende di insegnarmi qualcosa a ogni mossa. Allora prosegui il tuo viaggio e insegna a te stesso, Reziel. Ricorda, Mobius ti ha portato qui, ma tu puoi andartene liberamente, come campione di libero arbitrio e conquistatore di storie fasulle. Hai molto da scoprire. Se avrai occhi per la verità e la volontà di guardarla